Barone Vassallo, 16 ottobre 2024, buonasera a tutti. Io sono certo di una cosa. Sono certo che tra 20, 25, 30 anni qualcuno ricorderà, qualcuno riprenderà questo video. Perché? Riprenderà questo video perché qualcuno ricorderà questo video con nostalgia e probabilmente lo prenderanno ad esempio per la decadenza ancora peggiore dei tempi. Perché? Vado a mostrarvi un video. Something that anyone could own. So you can have your own personal R2D. The new CyberCab. CyberCab looks amazing. I know. I'm trying to get a ride. Dude, me too. Elon. He's a techno kid. Yeah. Optimus can talk? Yeah. See that? Yeah. Can you give a peace sign, Optimus? Can you do the peace sign? I got another one. There you go. Oh. Yeah, hell yeah. Ti fa anche le corna. Can you give a hell yeah, Optimus? Quando negli anni 70 si progettavano le automobili, negli anni 70 era ancora tutto progetto cartaceo. C'erano uomini, c'erano persone che disegnavano, progettavano e mettevano in opera le automobili. Successivamente, intorno al 79-80, arriva il programmatore CAD. Praticamente le autovetture venivano progettate al computer. Il computer calcolava l'aerodinamica dell'automobile, calcolava le sollecitazioni della scocca, calcolava i punti più importanti della progettazione, della realizzazione di un'autovettura. Tutto questo portava ad autovetture molto più perfette rispetto a quelle degli anni 70 progettate da persone. Ma si perdeva la spiritualità, la anima dell'autovettura. L'autovettura cominciava ad essere un qualcosa senza anima. Perché? Perché non era più l'uomo a mettere insieme tutte le parti, bensì cominciava ad essere al 90% un programmatore di computer, un CAD. E allora perché ho aperto questo video dicendo mi auguro che, anzi mi auguro, sarà così. Tra 30-40 anni qualcuno prenderà questo vecchio video, qualcuno ricorderà questa persona che forse nella migliore delle ipotesi sarà un anziano, nella peggiore delle ipotesi probabilmente non so,
e dirà: quanto siamo stati coglioni? Quanto siamo stati coglioni a mettere delle entità senza anima, senza gusti, senza umanità, a mandare avanti questa società? Perché è inutile negarlo, vedete? Si inizia con un robottino e si finirà che l'essere umano sarà inutile. Il robottino potrà lavorare in fabbrica, potrà lavorare alla progettazione, potrà lavorare a contatto col pubblico, potrà raccogliere l'immondizia, potrà risolvere problemi bancari, potrà vendere, potrà produrre vino, potrà produrre Coca-Cola, potrà guidare camion, potrà guidare autobus, potrà guidare autovetture, potrà sostituirti in tutto, addirittura nel tuo ruolo di uomo o di donna. Queste sono parole che oggi suonano quasi difficili da credere, ma tra qualche anno questa disumanizzazione totale diventerà la normalità. Questa purtroppo è la realtà dei fatti. Ditemi cosa ne pensate. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.